Questa è per la prima volta che succede qui in Sicilia per la Wiltrasporti, che le colleghe delle pari opportunità di genere di tutte le regioni d'Italia sono presenti qua con noi in Sicilia per parlare oggi di tematiche che riguardano l'uguaglianza nel mercato del lavoro e le discriminazioni. E oggi praticamente le donne non hanno la possibilità, non trovano tutte quelle agevolazioni che permettono loro di poter conciliare tra la vita lavorativa e la vita familiare, e quindi le donne occupate nel sud sono molto meno rispetto alle donne occupate nel nord. Ancora oggi, nel 2020, si parla di divario retributivo, di pay gap. Le donne e gli uomini a pari livello e a pari valore di lavoro si ritrovano ad avere diversità di retribuzione, ed è questo che il sindacato deve cercare di far sì che non succeda, che non accada più. E come? Soprattutto guardando alla trasparenza retributiva, e quindi con i datori di lavoro avere quelle informazioni giuste che facciano capire qual è, com'è formata la retribuzione, e aiutare così le lavoratrici donne ad avere quelle soddisfazioni a livello retributivo che meritano in base al loro lavoro. Oggi le donne si sono più che affermate nel mondo del lavoro, ma cosa manca? Manca intercettare quei fenomeni di discriminazione indiretta. Le discriminazioni sono di due tipi, diretta e indiretta. Dirette sono tutte quelle regole che ovviamente vengono contrastate in primis dalla Costituzione e poi dai vari codici che vengono a supporto, come potrebbe essere il codice delle pari opportunità. Ma quello che bisogna andare contro è intercettare tutte quelle che sono le indiscriminazioni indirette, ovvero tutte quelle pratiche che apparentemente sembrano neutrali, invece creano ostacoli allo sviluppo, alla formazione e alla valorizzazione della donna nel mondo del lavoro. Lei tanti anni fa ha creduto fortemente all'importanza delle donne a bordo. Sì, è vero, è l'unico sindacato che è la Wiltrasporti Sicilia, e ha fatto in modo che il Ministero approvasse il piano alloggi per imbarcare le donne sulle navi. Ovviamente in parte ci siamo riusciti e ancora stiamo portando avanti questo progetto, perché vedere una donna a comando di una nave sembrerebbe una cosa strana, invece io penso che sono sempre poco le donne sulle navi, e io penso che siamo sulla buona strada affinché ci siano più donne a bordo. Speriamo che le donne siano sempre presenti in tutti i settori e non solo quello dei naviganti. E non so per quale motivo, per quale convincimento, poi alla fine vile convincimento, che le donne debbono essere bravi due volte per essere alla pari dei uomini.